arrivati alla 20ª edizione di Platea d'Estate 2012 e questo dimostra quanto interesse gravita intorno a questo evento. È un evento che noi abbiamo voluto proprio per aprire il nostro territorio ai tantissimi turisti che affollano d'estate il Salento. Attraverso il teatro, la danza, la musica, l'arte, ci ha dato grandi soddisfazioni proprio per la presenza massiccia di tantissimi turisti che a Tuglie trovano l'ambiente ideale per poter trascorrere qualche serata all'insegna del teatro, della musica e dell'arte. Per noi è molto importante perché abbiamo realizzato un progetto che è quello di far sì che il nostro paese possa aprirsi e far scoprire ai tantissimi turisti che è ricco di attrattori culturali, quindi non solo iniziative teatrali, musicali, ma anche un territorio straordinario, un centro storico veramente interessante, il Museo della Radio che è un attrattore turistico di grande importanza e poi quest'anno c'è una novità in quanto abbiamo voluto anche presentarci, aprire ai turisti e il mercato coperto per esporre i prodotti di eccellenza del nostro paese, del nostro territorio. Quindi ci saranno 3 serate dove alcuni produttori di vini molto importanti, locali di Tuglie, ospiteranno e saranno lieti di offrire del vino e degli assaggi gastronomici che per l'occorrenza saranno allestiti all'interno del mercato coperto. Quindi vogliamo associare agli eventi culturali anche il territorio, la bellezza del nostro paese e soprattutto anche far emergere i prodotti locali che vengono esportati in molte parti, non solo d'Italia ma anche dall'estero. Quindi un progetto che ha una valenza importante perché attraverso la cultura, attraverso il teatro, la musica, noi abbiamo aperto il nostro territorio e devo dire che tantissimi turisti l'hanno trovato molto interessante e questo giustifica una presenza notevole nella maggior parte delle serate di Platea d'Estate. Un calendario ricchissimo. C'è sempre le 3 essenze, cioè il teatro, la musica, l'arte e quindi è un calendario ormai collaudato che sicuramente soddisfa le tante esigenze dei turisti e dei cittadini di Tuglia. Quest'anno collabora per questa iniziativa anche l'assessore al turismo, il dottore Selce, e quindi abbiamo dato una valenza un po' più allargata proprio perché vogliamo che Tuglie si proponga anche come paese turistico e devo dire che ha tutte le carte in regola per poterlo dimostrare. Grazie e buon divertimento a tutti. Allora, quest'anno siamo al 20° appuntamento di Platea d'Estate e anche quest'anno all'interno di Platea d'Estate c'è la 7ª edizione del Premio Nazionale Teatrale Calandra, ormai un premio che è diventato un punto di riferimento per il teatro in provincia di Lecce, non solo ma un po' in tutta Italia, anche perché anche quest'anno abbiamo avuto circa 100 lavori esaminati e di questi 100 ne abbiamo scelti 3 e giovedì 26 inizieremo appunto questa ulteriore avventura del Premio Nazionale Teatrale Calandra che vedrà poi la serata finale il 29 di luglio con un ospite d'eccezione che è Stornaiolo. Quest'anno anche l'aspetto importante di Platea d'Estate, quest'anno che si è voluto unire secondo me 2 che dovrebbero essere settori trainanti di ogni paese, alla cultura che si è unito anche il turismo. Il turismo attraverso la valorizzazione di alcune delle aziende più importanti del nostro paese e quindi anche in Platea d'Estate quest'anno ci sarà un percorso che andrà un po' a valorizzare i prodotti tipici di Tuglie. Beh, avere l'onore di aprire la Platea d'Estate di Tuglie è una specificità che si ripete ogni anno. Tuglie è ormai una capitale della cultura salentina. L'affluenza di tutta la provincia lo dimostra ogni anno e questo è dovuto a un percorso lungo di semina. Qui si alterneranno tante compagnie locali, nazionali, in un mix di teatro, di musica, di danza, di arte. Io credo che in primo piano vi sia il premio Calandra. La Calandra è una compagnia locale, una compagnia che però si è data un respiro nazionale, una compagnia che apre il teatro ai nuovi linguaggi
Tante sono le compagnie del Salento alle quali davvero bisogna dare e dire in bocca al lupo, perché comunque ora il teatro è divenuto davvero una categoria culturale del Salento. Il Salento è terra di saggisti, di storici, di poeti. Il teatro non esisteva. E insieme a tutte queste compagnie anche la Busacca ha svolto il suo ruolo. Noi abbiamo cominciato il 10 di giugno, finiremo il 9 di settembre con 80 recite. Il che dimostra la sensibilità che ormai il Salento ha per il teatro. Io non vorrei trascurare l'attenzione dell'amministrazione provinciale. Per la verità, in questi ultimi anni tutte le amministrazioni comunali, con qualche piccolo, come dire, qualche piccola eccezione, qualche piccolo indugio, si sono attivate. Ma questa guidata dal dottor Antonio Gabellone, che avrebbe avuto mille e un motivo per negare, visti i tempi difficili, l'attenzione, la partecipazione, questa amministrazione secondo me merita davvero attenzione. Io credo che il dottor Gabellone abbia davvero un merito che poi col tempo, non vorrei esagerare con le parole, ma diventerà storico, perché questo presidente ha compreso che il futuro del Salento è nella strutturazione dei sistemi locali e che questi vanno strutturati, vanno alimentati, vanno foraggiati, certo nei limiti delle risorse. E la sua capacità, insieme con tutta l'amministrazione, di individuare i progetti, le compagnie, gli artisti che possano davvero dare slancio turistico a questa vocazione che il Salento ha, è davvero un'attenzione mirata, un'attenzione vorrei dire colta, oltre che politicamente valida. Per quanto riguarda lo spettacolo di questa sera e le voci di dentro, lo abbiamo scelto fra i tanti che quest'anno ha prodotto la Busacca, Il malato immaginario di Molière, Medea di Euripide, Il berretto a sonagli di Pirandello, Pensaci Giacomino di Pirandello, Filomena Marturano, insomma quant'altro. Ma questo è un testo che ben apre questa rassegna, perché il teatro del grottesco di questi tempi, il teatro cioè che mixa sia l'allegria, l'umorismo d'origine pirandelliana, ma anche la riflessione su certi temi profondi dell'umanità, è un teatro che secondo me appartiene a questo tempo, e anche il testo è di una modernità atroce. Laddove lo abbiamo fatto, il pubblico ha sempre risposto con una partecipazione straordinaria, e sicuramente questa sera andrà ancora meglio perché conosciamo il palato, il gusto, la sensibilità del pubblico di Tullio. Davvero auguri a tutte le compagnie, auguri a tutti gli attori, gli artisti che animeranno fino alla fine dell'estate il Salento. Grazie.